being pressured. Seconda giornata al MED, il forum sui dialoghi per il Mediterraneo, e uno dei momenti più attesi è stato l'intervento del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che successivamente ha avuto un incontro bilaterale con il suo omologo italiano Moavero Milanesi. In primo piano le sanzioni. Ci sono diversi paesi, tra cui l'Italia, ha detto Lavrov, che considerano le sanzioni un atto anomalo e ne siamo grati, ma non sta a noi fare il primo passo. Discorso diverso sullo scacchiere libico, dove la situazione è più strutturata. Lavrov ha approfittato per lanciare, senza nominarla, una stoccata alla NATO, rea secondo lui di aver contribuito al peggioramento della situazione in quella zona. Abbiamo parlato oggi del fatto che puntiamo a trovare soluzioni per la crisi in Libia, anche per altri paesi che in questa regione soffrono pesantemente, ma non dobbiamo dimenticare le cause che hanno letteralmente gettato questo paese nell'abisso del conflitto, che ha stimolato un'intensificazione dell'attività terroristica, la circolazione illegale di armi e ovviamente l'enorme ondata di migranti. Sulla questione siriana invece intervento al MED di Yuli Yoel Edelstein, presidente della Knesset israeliana. In nessuna circostanza potremmo consentire la presenza iraniana sul territorio siriano e i russi lo sanno, ha dichiarato, e speriamo possano essere nostri partner in questo sforzo. La minaccia nucleare di Teheran, ha concluso, è un fatto da contrastare sostenendo dialogo, collaborazione, tolleranza per creare un fronte che garantisca un Medio Oriente libero e prospero. Thank you.